Finalmente ecco, la città di Pagani riacquista un interlocutore, un rapporto diretto con il sindaco, con gli assessori, con i consiglieri, quello che ci è mancato nel corso di questi anni. E poi soddisfatto perché, pure se c'è tanto da lavorare, lo so, ci sono tantissime cose che non vanno, ho trovato una situazione che non immaginavo, più che disastrosa, ma ci dobbiamo mettere lì tutti quanti a lavorare e a fare tante cose. Che cosa le hanno detto i commissari che lei ha poco fa salutato? Stavo chiedendo un poco di tutte, di alcune procedure specifiche, mi hanno chiesto anche i rapporti che ho avuto col consorzio, con Poste Italiane, con Lagori, quindi mi stavano raccontando, però dopo lo facciamo in maniera più schematica e anche scritta, di quelli che sono i procedimenti che mi hanno lasciato ecco, in eredità. Ha già un'idea della futura giunta e dell'altro ruolo insomma, istituzionale del Presidente del Consiglio? Col Presidente del Consiglio, l'ho detto in campagna elettorale, intraprenderò un ragionamento con tutto il Consiglio Comunale perché ritengo che una figura di garanzia sia utilissima in questo momento e che quindi mi siedo insieme agli altri, così come i consiglieri miei di maggioranza, per poter decidere poi insieme a loro chi dovrà rappresentarci in Consiglio Comunale. E poi per quanto riguarda la Giunta, ho parlato con le singole liste, con Forza Italia e sanno bene quali sono le mie idee al riguardo e quindi loro sono pronti a darmi un valido supporto, ognuno come una lista. Di nomi per ogni lista? Ognuno di loro mi darà delle indicazioni in riferimento anche a settori specifici che io ho richiesto e poi valuterò anche con attenzione ecco, la presenza di qualche tecnico specifico all'interno della Giunta. Saranno consiglieri comunali che diventeranno assessori? Molto probabilmente anche questo ci può essere in comune accordo, appunto dicevo, con gli amici di Forza Italia, delle liste, noi con voi apertamente, Grande Pagani, quindi faremo questa valutazione. Le faccio dei nomi, se vuole può anche non rispondermi, Attilio Elettore. Ma sono nomi che stanno in campo, Attilio è uno che sicuramente può far parte della mia squadra, tranquillamente. Gino Cosentino. Altrettanto, ma tutti i nomi che mi farà professore sono tutte persone eccezionali, tutte persone capaci che vogliono, ecco, questa è una cosa importante, vogliono dare una mano a questa città, vogliono far ritornare la speranza nei cittadini paganesi, in quelli che ci hanno votati, in quelli che non ci hanno votati e in quelli particolarmente che non sono andati a votare. Noi dobbiamo far capire, recuperare tutto, far ritornare il rispetto per la nostra città. La città mi deve dare un po' di pazienza, deve avere il paganese, perché insieme a questa squadra, ai quali chiederò di impegnarsi quotidianamente, anche la notte, perché voi meritate tanto.